mi sono visto proprio con i responsabili dell'opera, di opera, insieme alla CGIL, proprio per verificare la possibile ricollocazione di questi dipendenti in altre attività che il Comune può dare alla cooperativa. Quindi non è assolutamente vero, anzi pensiamo di poter avere anche la soluzione per almeno parte di questi dipendenti, ma non è chiaramente un dovere dell'amministrazione comunale, perché noi abbiamo dato, il Comune ha dato questo servizio a questa cooperativa, che devo dire mi è stato sempre rilevato negli ultimi tempi che non era un servizio adeguato, proprio perché nei posti di lavoro dove si devono diciamo, confrontare o comunque fare un front office con chi arriva nella città, una persona che sta all'info point che non conosce nessuna lingua straniera, cioè, credo che parli da solo, che magari non è stato diciamo così, giustamente così, formato, scusi, non mi viene la parola, è stato formato per fare quello lavoro, era un servizio abbastanza scadente. Noi invece abbiamo bisogno di avere un controllo diretto delle persone che rappresentano la città e il nostro biglietto da visita, perché la persona che riceve il turista, riceve la persona che viene da fuori, è una persona che rispecchia quella che è l'amministrazione, quindi abbiamo bisogno di avere questo controllo, tant'è che abbiamo fatto un concorso a tempo determinato, proprio perché le persone che stanno proprio in quella posizione devono essere valutate, perché non basta solo avere la laurea, non basta solo conoscere le lingue, ma io ho detto una delle peculiarità che deve avere e deve sempre sorridere, perché chi viene nella nostra città deve trovare qualcuno che sorride, già questa è una... È un principio da cui secondo me non si sorridere vuol dire anche ricevere le persone con il dovuto essere accoglienti, bravo.